Passiamo al premio Sergio Fiorentini. Salgono sul palco per consegnare Eliana Lupo e Jacopo Bonanni. Buonasera. No, non lo sapevate? Attenzione, hai sentito la musica? Si è interrotta. Non l'avevi detto? Non ci eravamo più sentiti. Vabbè. È il bello della diretta, non saranno più sentiti. Esatto, non ci eravamo più messi d'accordo, però siamo molto contenti di stare qua. Ti appena il microfono. Mi fatto sorpresa. E io vi faccio fare anche l'annuncio. Eccolo qua. Oddio, dove siamo? Qua, sul pollicione. Certo. Ok, ti do il microfono. Certo, certo. Sì. Grazie. Intanto ti do un bacetto, prima non ti ho salutato. Buonasera a tutti. Mi ce voglio mettere io da quest'altra parte, perché baciano tutti lui. Sì. Dimmi, vai. No, volevo mandate la clip oppure prima? Prima lo annunciamo, prima lo facciamo salire e vediamo la clip. Allora facciamo un annuncio. Il premio Sergio Fiorentini quest'anno va al signor Luciano De Ambrosis. Luciano De Ambrosis. Buonasera. Uno là. Buonasera. Teneteli voi. Oh, uguale, non è che. Quanti siete? A parte tutti i colleghi, eccetera. Va bene. Che devo dire? A parte ringraziare logicamente Davide, perché come lui, come Gerardo. Se non fosse stato per loro saremmo ancora sommersi veramente nella sabbia. E poi Cristian, già è fatto una certura, no? Che ve devo dire? Non mi pare che mi devo allungare, anche perché ho sentito carriere, cose lì. Se io vi dico il primo, quando ho messo il mio primo piede in una sala di doppiaggio, invece poi la calcolatrice, io è stato nel 42 dell'altro secolo, fatevi un po' i conti. Quindi la storia di doppiaggio, io ci sono stato, capito, la memoria storica, li ho fatti tutti, uno per uno. Ancora tanti amici che stanno qui e tutti quelli che purtroppo sono venuti a mancare. Questo premio in particolare, devo dire che avrei preferito che Sergio fosse ancora qui con noi, però nel momento che non è così sono anche orgoglioso di averlo da un attore a tutto tondo. Cinema, teatro, e poi anche come uomo un grande humor, una gioia di vedere, di vivere. A me prendeva in giro tutti, ma con agume, gagliardo. A me, per esempio, a un certo momento vedevo che in una sala faceva delle mosse e tutti ridevano. E io dico, ma che sta a fa? E poi mi hanno detto, guarda che ti sta a imitare a te, a me. E lì per lì, ma no, dai, ma che faccio così io? No. Poi a un certo momento, una volta, era un approccio che avevo quando andavo al leggio. E lui si faceva così, poi mi faceva tutto. Mettevo la mano alla tasca di dietro, qua, e quello. Ho detto, no, non è possibile, non lo faccio. Poi un giorno, quando ci sono andato, ho cominciato, un momento, fammi un po' vedere, e c'aveva ragione, era vero. Poi da quel momento è chiaro che ogni volta che andavo all'ingio mi sono spezzato un braccio, ma lì non lo facevo più. Però era un grande, quindi vabbè, abbiamo fatto una certa, se incominciamo a parlare, capito?
prima da, durante la guerra e poi la facciamo lunghissima. Allora Jacopo consegna il premio, noi vediamo la clip di Luciano De Ambrosis e poi ci salutiamo. Vieni con me Davide, diamo spazio allo schermo. Vieni, sono qua. Vabbè, ricordiamoci che io l'ho avuto in eredità da un grande, da Pino Locchi. L'ho assunto quando lui era già in una certa età, però devo dire che ha cominciato anche a recitare meglio, come diceva Pino Colizzi, che incominciavano a recitare, non era sempre il solito 007. Comunque Pino era... Vabbè, lasciamo stare. Vi ringrazio a voi, ringrazio questo. Siamo noi che ringraziamo... Seguitate. Per il premio Sergio Fiorentini, Luciano De Ambrosis. Grazie infinite. Grazie. Ringraziamo ovviamente anche Jacopo Bonanni, Eliana Lupo, grazie. Grazie a voi.